Buonasera a voi. Ci sono un paio di regole da cui non si può sfuggire quando si giocano i playoff, che è quella di resettare, perché non c'è tempo per gioire alzando le braccia al cielo, c'è tempo per fare un sorriso, bisogna riuscire a fare un sorriso dentro certi tempi. I tempi scadono alla sveglia di domattina, capacità di mettere a frutto l'esperienza appena giocata oggi, analizzarla domani, resettare tutto ed essere pronti, più pronti, perché mercoledì sera ci aspettiamo chiaramente una aggressività mentale, tecnica, differente a salire in più di Legnano, e noi dovremmo essere capaci di sopportare questa aggressività, contenerla, mantenendo il nostro criterio di gioco. Abbiamo il tempo, perché abbiamo eventualmente le possibilità per sistemare anche noi alcune cose che sicuramente possono essere migliorabili, che sia attacco che sia difesa. Lavoreremo per questo con le 48 ore che ci dividono la prossima partita. Abbiamo segnato un punto, la serie si vince a 3, mercoledì c'è un'altra opportunità. Quello che dobbiamo assolutamente confermare, al di là di dettagli tecnici su cui insistere ed altri da migliorare, quello che dobbiamo confermare è come stiamo insieme, come cerchiamo di stare dentro la partita insieme, come cerchiamo di essere dentro la partita sulle cose da fare, la compattezza, vivere di emozioni alcuni episodi e giocare una difesa più performante dal punto di vista tecnico, ma con lo stesso atteggiamento di emotività nel come fare le cose. Possiamo fare qualcosa di meglio, dobbiamo mantenere il come farle. Adesso abbiamo strappato il numero di telefono. Per il momento è il numero di telefono. Quindi siamo ancora lontani dall'appuntamento clou. Io credo che abbiamo sbagliato qualche tiro aperto a un certo punto, e lì forse ci siamo fatti un po' prendere e abbiamo fatto 3 o 4 attacchi di ansia. Però quella presa lì sulla partita come lettura dobbiamo mantenerla, consapevole che Legnano sarà più pronta per giocare contro alcune nostre situazioni. Allora vediamo se noi abbiamo, il tempo c'è, l'attenzione per cambiare anche noi, perché ci sono due fattori, due punti: la capacità di resettare e la capacità di essere camaleontici da una partita all'altra, che sia attacco che sia difesa. Non vogliamo, non ci possiamo presentare nelle stesse modalità nel che cosa fare, manteniamo il come, magari cerchiamo di fare qualcosa di differente per annebbiare la lettura. Questa è l'idea. Poi mi aspetto una partita differente, perché è una palla 2 differente, con un vissuto di 40 minuti, a differenza del fatto che quella di stasera era minuti vissuti 0. Oggi ce ne sono 40 in più, e quindi ognuno di noi trarrà le proprie conclusioni per presentarsi in un modo differente, entrambi probabilmente, e quindi di conseguenza la somma delle due differenze rende differente la partita.